Entra finalmente Benedutti e si dà il via alla corsa, dove Esporlatu trova subito la partenza e si porta al comando al primo passaggio. Quindi Esporlatu che conduce nei confronti di Bono, che è in terza posizione Bulte, mentre Bottida perde la sgabbiata con la partenza, con i cavalli che affrontano la prima curva e si prepara a girare i due di testa. In quarta posizione rimane Benedutti, i quattro hanno guadagnato sugli inseguitori quando si presentano in retta per il secondo passaggio, dove Esporlatu mantiene il comando nei confronti di Bono. Posizione per Bultei, con in quarta Benedutti, in quinta Burgos, poi Bono e a chiudere Bottida. In quest'ordine inizia il giro per il terzo passo Benedutti, il terzo passaggio vede ancora Esporlatu al comando nei confronti di Benedutti, terza posizione per Anella, in quarta Bono, giro conclusivo dove ora si fa sul serio, aumenta l'andatura Esporlatu per provare a scrollarsi di dosso Benedutti, che comunque non molla la presa. Esporlatu Benedutti con Bono in terza posizione, questo è l'ordine dei primi tre, con Esporlatu che muove le mani e Francesco Caria fa guadagnare una lunghezza a Benedutti, che mantiene la seconda posizione sotto la pressione di Anella che lo attacca dalla terza. Cavalli in piegata conclusiva con Esporlatu al comando, con Francesco Caria, Esporlatu e Francesco Caria che si presentano al comando. Ci prova Benedutti, Benedutti che prova l'attacco, ma è in mano Esporlatu che viene a vincere, a precedere Benedutti al terzo posto Anella, al quarto Bono, al quinto Burgos e poi Bultei. Hai una strada, vai a posto. Vai. Francesco Caria, insomma, i complimenti dal sindaco di Esporlatu. Costerino non ha deluso, no, non ha deluso le aspettative, si presentava come cavallo da favorito e così è stato. Senti, come la volta scorsa al Palio di Sascarrella, si intesta non da, questo giro sin dal via, hai voluto fare così come affondi oppure? No, sai, anche l'altra volta se mi veniva bene senza sprecare niente dovevo andare davanti, non ci sono riuscito, mi sono adeguato, oggi è venuta bene e ci sono rimasto. Sì, sei stata brava a gestire i parziali tutto, lungo tutto il percorso, all'ultimo giro hai dato la via per staccarti un po'. Sì, anche perché è un cavallo di cavità, lui c'è dei momenti che tira veramente, facevo finta di fermarlo, lo pigliavo un po' per il culo e mi rientrava e in fondo quando ti venivano i cavalli al culo, mollavo un attimino e mi ripigliavo con le lunghezze per pure traccheggiare. Quindi è venuta veramente a pennello, dai. Sì, ha vinto la cavalla di categoria, tanto ci ha raggiunto anche l'allenatore Francesco Brocca. Francesco, quest'anno non smettono le soddisfazioni. Grande, alla grande. Sono montato alla grande un signor cavallo. Primo e secondo. Perfetto, meglio di così non poteva andare. Senti, di Costerino sapevamo già il valore, ha vinto Fone, ha vinto questa scarrella. Spero un grande applauso anche a Terra dei Giganti, che ha vinto, cioè ha fatto davvero una bella prestazione. Alla grande, sono contentissimo per tutti e due. Ti facciamo i complimenti, Fra. La dedico sempre a mio figlio. E io uguale, ringrazio anche Francesco perché quest'anno mi ha dato tante soddisfazioni e mi ha fatto, fare veramente belle cose in Sardegna, quindi grazie anche a lui perché ha dimostrato che è un uomo di cavalli e sa fare l'allenatore. Complimenti Francesco. Sì, poi quando sono i risultati sempre che parlano, sì, quindi i complimenti a Francesco e un abbraccio anche da parte nostra per Pietro. Grazie a tutti. Grazie. Gaetano Leda, ci si rincontra spesso nell'ultimo periodo, un grande Costerino conquista il 21° Palio del Goceano. Anche questa è fatta, quest'anno sembra che stia girando bene, abbiamo fatto 3 su 3, questo è il terzo palio, l'abbiamo vinto. Una corsa bellissima, è andato in testa dall'inizio, ha traccheggiato un po', poi appena mosso, hai visto, ha vinto abbastanza bene, dai. Più di come dice la corsa, una distanza, una bella corsa. Sì, una bella corsa in testa sin dal via, insomma, ha dominato la scena dall'inizio alla fine, una bella soddisfazione. E io lo sapevo che era un cavallo di categoria, me l'ha dimostrato quest'anno, quindi solo ogni corsa, come mi insegni tu, è una storia a sé. Oggi abbiamo vinto un'altra, speriamo che continui. Vabbè, sono finiti i pali, quindi adesso all'anno prossimo, dai. Senti, facciamo i complimenti anche per Bellimbusta, secondo le cascine. Però diciamo che ci sta, dai. Sei secondo, una corsa portata a Firenze oggi. Ma sembra che anche oggi la giornata sia andata bene, dai. Adesso festeggiamo, dai. Grazie Bruno, ciao.
complimenti a te e tutta la società. Grazie, grazie Bruno. Antonio Fada, il sindaco di Esporlatu, insomma una grande soddisfazione di tornare alla vittoria qua al Palio del Goceo. Grandissima soddisfazione, questa è la terza vittoria, portare i colori del nostro piccolo paese, perché il paese più piccolo del Goceano, e vincere questo Palio logicamente fa piacere, è una grande vittoria. Non abbiamo cambiato né la squadra vincente di Fonni, quindi i colori di Esporlatu si sono distinti a Fonni e ora volano in alto in Goceano. È vero, è vero, è vero, ha vinto a Fonni, ha vinto il Goceano, siamo il comune di Esporlatu, quest'anno nell'Ipica si è fatto valere. Sì, nell'Ipica diciamo abbiamo detto la nostra, grazie a questo cavallo stupendo e all'abile monta anche di Caria, che proprio sono eccezionali entrambi. Quando incontri un binomio così è difficile che le gare proprio vadino male. Complimenti anche a loro, agli allevatori, ai padroni di questo bellissimo esemplare. 21esima edizione, non è mica son poche, quindi cioè, avete proseguito sempre negli anni, a parte la pandemia, e secondo me un palio del genere, e insomma, meriterebbe molto di più a parer mio. Sì, sì, meriterebbe di più. Adesso vediamo, parlandone, cambiando la data, vediamo un po' la strategia, così se riusciamo a ottenere un risultato di pubblico migliore, diciamo, ci auspichiamo sempre per il meglio, ecco. Lavoriamo per il territorio. E questo è l'augurio che si alza, anche un messaggio che si alza qua da Bono. Complimenti al comune di Esporlatu per quella parte che gli tocca, insomma a tutti. Grazie e buon lavoro a voi. Pasquale Salis, secondo classificato. Non ha mai perso, quindi ci dobbiamo accontentare, diciamo. Anche perché è di rincorsa. Sì, di rincorsa, un cavallo poco esperto, anzi per niente, non l'ha mai fatta, è partito così. Però dai, sul percorso abbiamo recuperato bene, abbiamo ottenuto un buon seguito. Forzare un attimino prima per cercare la posizione, non potevo rischiare di rimanere chiuso. Però ho fatto tutto facilmente, tutto in mano, quindi dai, mi ha battuto semplicemente perché andava più forte. A un certo punto è sembrato, davi la sensazione di poter dargli un duro attacco. Invece l'impressione è sempre di averne sempre poco. Poi una volta che muove le mani non si prende mai, dai. Sì, ha vinto, insomma, l'ha meritata la vittoria. Meriti anche onori al Terra dei Giganti, che si dimostra comunque un cavallo positivo e regolare in questa stagione paliesca, si ha tolto anche le sue soddisfazioni, e a te un grande in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Mario Cugutu, il mossiere da patata Bono, l'avevi già fatta a patata. Una bella mossa, insomma, all'inizio c'era un po' di confusione, invece poi si sono tutti. Una bella partenza, una bella corsa, complimenti ai primi tre, tutti i fantini d'esperienza, oltre a parte qualcuno che stava iniziando, mi stavano dicendo che non conosco, però vedere questi fantini e questi cavalli è un onore. Per me è stato un onore dare il via a questo palio rinomato in Sardegna, spero che continuino. E faccio il bocca al lupo a tutti i comuni, tutti i nuovi comuni del Goceano, di continuare così, perché l'Ipica ci vuole in Sardegna. Certo, poi quest'anno abbiamo ripreso un po' con la tradizione nostra, quella dei pali, e speriamo che il 2023 sia ancora meglio. Sì, me lo auguro anche di rivedere il palio a patata, il palio del comune di Monte Acuto, speriamo che dovrebbe rinascere l'associazione di Capatadese, speriamo di rivedere quel palio. Sì, perché quest'anno è mancato l'augurio anche quello del 2023 di rivedere anche patata con il suo palio. Grazie Bruno e grazie a te per il lavoro che stai facendo per l'Ipica Sarda, grazie. Grazie, grazie, per me complimenti a te per il mostro. Grazie, grazie.